l'hanno messi. Ma qui non ci sono. Lì neanche. I miei sigari. Papà, è inutile a chiamarli, non vengono. Muoviti tu, cercami. Col vostro disordine mi avete perduto i sigari. Non si trova mai niente in questa casa. Li ho cercati, non li trovo. Anche se non fumi non cascherà il mondo. Non cascherà il mondo, ma tuo padre non potrà digerire. Io non fumo e digerisco benissimo. Ninetta, io scoppio. Boom! Ninetta, guarda che se faccio boom, io salta in aria la casa. Oh, per l'amor di Dio, papà, i mobili non sono ancora pagati. Verità sacrosanta, ma non c'è bisogno di farlo sapere a tutta la provincia. Parla piano. Papà, mi dai 100 lire? Alla tua età non ho mai avuto il coraggio di chiedere 100 lire. Oh, papà, non ci vuole poi un gran coraggio. Il coraggio, casomai, ci vuole a dire di no a una figlia che li chiede. No, Ninetta, non ci vuole un gran coraggio neanche per quello. Si chiudono gli occhi, si stringono i pugni e si dice di no senza riflettere un momento. Che vergogna, parlare senza riflettere, no? Giusta la rampogna. Zitta e aspetta un momento che voglio riflettere. Un papà come te non lo si trova su tutta la faccia della terra. Allora, hai riflettuto? Zitta, che perdo il filo, ci vuole ancora un secondo. Il secondo è passato, qui i soldi. Sì, il secondo è passato e io non te li do. E io ne faccio senza. Ecco, vedi, queste sono virtù domestiche. Quando non si può avere 100 lire, sapersene infischiare delle medesime. Basta che tu mi voglia bene. Tesoro, ti accontenti di un bene gratis. Ma te ne voglio dei vagoni, ne vuoi di più? Parla, son qui, ti spalanco la cassaforte del mio cuore, eh? Vedi, mi ero messa in testa di farmi un abito di organdis. Sai che cos'è l'organdis? No, ma me lo immagino. Mi sarebbe stato bene, sai, perché tutto sommato non c'è male. Tutta tuo padre. Sì, per essere come mio padre bisognerebbe che io avessi qui tutto il sale che hai tu. Perché, diciamola tra noi, senza che nessuno ci senta, tu sei un uomo di un ingegno straordinario. Queste, vedi, sono cose da dirsi ad alta voce. Vero? Io sono orgogliosa di essere la figlia di questo avvocatone. Un uomo della tua cultura, della tua eloquenza. Ma lo sai che quando parli io ti ascolto a bocca aperta? Gli altri, ma mi fanno ridere gli altri. E Fradeletto, che vada a nascondersi. Ci vuol altro, te li mangi tutti. Ninetta, io ho l'impressione sicura, limpida, precisa che tu stai per farmela. E io me la lascio fare perché a sentirmi lodare da te mi va il sangue in latte. Il latte in zucchero. Vai, avanti il portafoglio. Non l'avvicinarti, mi butto giù, sai. Dammi il portafoglio. No, sì, te lo dai, Ninetta, no, dammi il portafoglio, dai. Mi prendo le mie 100 lire. Ma non ho che quelle. Vergognati, un uomo del tuo ingegno dovrebbe nuotare tra i biglietti da 1000. Ma ti pare niente? Ti è far saltare fuori un biglietto da 100? No, ti assicuro, una cosa da niente. Guarda, hai visto come si fa? Ho visto. Ma si capisce subito che sei figlia di un avvocato. Perché? Perché ridete con tanto gusto, eh? Ma voglio ridere anch'io. Me lo direte cosa c'è? Ma niente, tua figlia mi ha rubato 100 lire e vuol farsi un abito. Ancora uno, non è già 23? E uno 24? Oh, 27 e 30. Giochi con denaro come con la carta scratta. Poi, in fin dei conti, questi sono tutti i soldi che restano in casa. Oh, no, caro, no, caro, domani escono di casa, io li spendo, li spendo. Vedi, Letizia, non hai il senso dell'economia. Oh, chi parla? Ma senti, tu hai le mani bucate. Tu. Come te? No. Sì, io ho le mani bucate, no, tu no. Hai le mani bucate, lei ha le mani bucate. Con questo spendiamo del nostro, di quello che guadagniamo col sudore della nostra fronte. Non parlo per te, sai che tu non sudi neanche quando fa caldo. Oh, fa caldo, fa tanto caldo, tanto. Oh. Benigno? Avrei bisogno del denaro, anzi molto denaro. Mi senti? Come va la politica? Come vanno i tuoi affari? La politica, Benigno, gli affari vanno anche loro, ma vanno da altri, vanno. Perché ti occupi solo della politica. No, perché l'università continua a fabbricare avvocati, siamo in troppi.
Il credito è timido. A chiedere soldi in prestito sembra che si offenda la gente. Io dico che i debiti è meglio non farli. Senti, Cristoforo Colombo. Ma certo, i debiti sono economie del tempo. Sia oggi quello che si guadagnerà domani, dopodomani, fra 2 o 3 mesi. Ecco, ascolta e impara da tua madre l'economia. Di tempo. Ecco. Del resto, cosa credete? Che le mie economie non le sappia fare anch'io? Ma non le economie stupide e grette, io faccio quelle geniali, i colpi grossi. Anche oggi, per esempio, ho comperato 500 dozzine di bottoni. Ecco qua i campioni. E prendendoli così all'ingrosso ho risparmiato 25 lire per dozzina. Sono 125 lire, tutti in una volta che mi trovo più in tasca. Papà, ti manca il giudizio. A me mancherà il giudizio, ma a voi non mancheranno i bottoni. E via. Sì. Sei stato... perché gli affari non vanno benissimo. Dovreste sapere che un uomo come me è pieno di risorse. Il mio talento non mi perdo. Io ho idee da vendere. Volete un'idea? Ecco qua. 1, 2, 3, ho trovato. Proverò a giocare all'otto. Questo è un affare sicuro. Sei stato, sei e sarai sempre un ragazzone, ma... Evviva! Voglio essere sempre in barba alla barba bianca. Su, Letizia, su, allegra, non tenermi il muso, anche tu, guarda che ti faccio ballare, sai? No. Sì. La 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 la. Ma stai male? No. Passo. Nanna, sei pallida. Sfido, papà mi fa fare queste salte. Non sono più una ragazzina. E lui non vuole accorgersi. Letizia, manda a chiamare il dottore. Sì, lo chiamerò. Sì, lo chiamerò, ma non lo chiami. Se foste persone intelligenti, ragionevoli, quando state male chiamereste il medico. E io starei tranquillo, potrei fare a meno di preoccuparmi. Ma voi niente, egoista. Su, Letizia, cos'hai? Cosa ti senti? Non tenermi così in sospeso. Ma niente. Sto bene, meglio. Posso tornare allegro? Sì. Giuramelo. E giurami che ti curerai. Sì, mi curerò. Chiederò il dottore se stessi male. Ma non sto male affatto. Ecco, sto bene, vedi? Andiamo. Ah, oh, che onore! La 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 la. Fermi! Sei una ballerina perfetta. Fatto! La la li la 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 li la la la. Inetta, aiutami sul divano, Letizia, piano, adagio, nene, qualche cosa, anzi, Letizia. Non è niente, è passato. È passato. E tu niente, devi stare attento a tua mamma, eh. Ah, non seccarmi, vecchio parruccone. Da oggi è sotto la mia sorveglianza. Lascia fare a me. Cara, la mia mamma! Ninetta! Ninetta, perché ridi? Ma perché sono contenta. Di che cosa? Di essere al mondo. Anch'io? E poi anche di un'altra cosa. Dimmela. No, vecchio parruccone. È una cosa bella? La più bella che ci sia. E io la so. No, tu non sai niente di niente. È una cosa coi baffi. Voglio sapere anch'io di che si tratta. Primavera in casa, vecchia mia. Qualcosa mi dice che c'è una rondinella che presto si farà un nido. Papà. Lo sapevo anch'io, birbona. Benedico la tua allegria. Mi vuole bene, sai. Gliel'ho letto negli occhi.
Mia figlia ride, piange, io vorrei fare qualche cosa di straordinario, vorrei arrampicarmi su per le lune, vorrei far volare gli scudi sull'acqua come fossero sassi, così, ah, non ne ho, ma non importa, coi soldi o senza soldi, oggi è carnevale! E qui c'è la Quaresima. Addio, grande infelice. Papà, mi fai rabbia, ecco. Scusa, io dovrei uscire. Ma ti fa male stare 10 minuti in casa tua? Si può sapere cos'ha? Lascialo stare. Ha da 2 mesi, par che stia sulla braccia. Ma guardalo, guarda! Ha la tarantola nelle gambe, vuoi andartene? Va, va! Oh, oh. Papà, ma che cosa ti faccio? E mi domanda anche cosa mi fa. Diglielo tu, giudica. A me sembra matto. Ah. Stupida. In casa mia stupidi non ce ne sono. Si può avere qualche preoccupazione, no? Dimmela. Ma non ho niente, non ho niente. Ho la luna. Oh? A 20 anni era la luna. Ma lo sai cosa vuol dire aver 20 anni? Diglielo tu, Ninetta. Ah, io non lo so, ne ho ancora 18. Aver 20 anni vuol dire vedere il mondo come è appena fatto, come se fosse nuovo. Fresco, dipinto di rosso, di giallo, di celeste, di tutti i colori più allegri. Ma tu sei più vecchio della mummia del faraone Ramsete II Ninetta, di quale dinastia è Ramsete II? E che ne so io? E spendo un patrimonio in libri. Vado a vedere perché non devono esserci lacune nella cultura. Ah, già che vado di là, vuoi che ti porti un fazzoletto per piangere? Giulio? Ma insomma, non potete lasciarmi in pace. Io non domando che di essere solo e che nessuno mi parli. E allora resta in camera tua. Non vogliamo malinconie, sai? Tu pensi agli affari tuoi. Oh, ma scusa. Sei opprimente. Oh, basta. Ninetta. Mamma, anche tu. Uffa. Giulio. Ti vorrei chiedere una cosa. Vuoi rispondere? Qualcuno ti ha fatto del male? Dillo. Dillo alla tua mamma. Ma no, nessuno. No. Hai fatto tu del male? No, mamma. Tu lo sai, Giulio, che al mondo non c'è nessuno che non abbia i suoi dispiaceri. Nessuno. A tutto c'è rimedio. Solo alla morte. Micio. Tu sai. Papà vuol vederci tutti contenti e felici. Beh, è fatto così. Ha un cuore pieno di bontà, di generosità. A te ti vuol bene. Sì, sì, ti vuol bene. Non dobbiamo darle dispiacere. Vedi, mi sono messa in mente di non contraddirlo mai. E non è facile. Aiutami tu, Giulia. Aiutami anche tu. Come? Puoi essere più debole di me? Della tua mamma? No, con queste spalle, con questa faccia, piange. No, un uomo non deve piangere. Rispandi, finalmente. Mamma. Io vado in camera mia. Ninetta! Sì? Rispondi! Che si accomodino! Buonasera! Prego, prego! Buonasera! Buonasera, signore! Chiedo il permesso di tenere il cappello. Teme l'aria! Senza immodestia posso dire che non ho paura di niente, ma temo l'aria. Come? Grazie. Facci il suo comodo, professore. Il mio comodo io? Lui. Quando ho fatto il mio comodo io? Mai. Mai?
È tutto inutile, questa è la verità. Chi li conta i nostri sacrifici? Chi li premia? Oh, senta, adesso non faccia la Tiglio Regolo, via, che sacrifici fa lei, eh? Sacrifico nell'insegnamento un ingegno che forse potrebbe rendere qualche cosa. E quale insegnamento? Io sono filosofo, sono un filologo e il governo mi ha regalato una cattedra di geografia. Ma ho forse la fisonomia di un geografo io? So forse la geografia io? Questa scienza da collezionisti di francobolli. No, professore, non arrabbiarti, non la sai. Eh? Professore, per dimenticare la geografia, un bicchiere di vino? Vuole che anneghiamo nel vino l'Atlante? Ma, chissà. Insomma, lo vuole o non lo vuole? Lui non ha desideri, povero uomo. Oramai ha rinunciato a tutto. Faccia così, avvocato, gli metta il bicchiere davanti. Chissà che distrattamente non lo beva. Lo berrà, anche lei, signora Annette, prende qualche cosa, sì? Una limonata, magari. Vado subito a fargliela io. Con le sue mani d'oro. Gliel'ho fatte io e c'è qualcuno a cui piacciono e che ce li porterà via. Confetti, confetti! No, 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 papà scherza. Vai a prendere il vino piuttosto. Io non capisco perché non si debba dire quello che una volta o l'altra tutti dovranno sapere. Cosa ne dice lei, professore? Pensa. È incredibile la facilità che ha di pensare quest'uomo dopo mangiato, eh? E ricordate che io so quello che dico e che se mi accomoda di dire... Non dirlo. Ma vuoi mettermi il lucchetto sulle labbra adesso? Ma perché raccontare agli altri gli affari di casa nostra? E dopo li viene a sapere tutta la città. Sì, a fiumi, pettegolezze. E lo dite a me, che non parlo mai, ma voi due piuttosto che chiacchierate come tante fontane. Per esempio, chi è andato in giro a dire che la banca agricola di Vicenza voleva sequestrarmi i mobili? Una cosa che non deve sapere neanche l'aria. L'ho detto io. Ah. Signora Annetta, ma in gran segreto... Allora è lei che va a sciacquarsi la bocca in pubblico sul mio conto. No, in pubblico. Io ne ho parlato soltanto col professore. Allora è lei a lui pensa. Ma non facciamo pubblicità, ti prego. Sì, sarà molto meglio. Fa qualcosa e parla meno. Io domando e dico se è lecito parlare così col proprio padre, impertinente e ignorante. E sappi che Ramsette II appartiene alla 19ª dinastia, figlio di Setui, detto il Setosi, da Diodoro Siculo e dai greci, hai capito? Della 19ª dinastia. Ah sì? E a me che me ne importa? Ah beh, se non ti importa neanche di questo, io la lascio il giudice. Lei, sai, è già quello che lo dorme. Dunque? Dunque? Sì. È stata dal dottor Zampieri? Sì, sì. Ci sono stata, sì. A fare che? Niente, professore, niente. Bugiarda, bugiarda. Perché è un delitto andare dal dottore? È un delitto voler dimagrire. Mia moglie si è messa in testa di fare una cura per dimagrire. E io non voglio. L'ho scelta così, l'ho sposata così. E mi piace così. Ma pensi cosa succederebbe di me se un giorno, sollevando la testa dai miei pensieri, mi trovassi davanti un'altra Annetta? Oh, lo so, a lei sembreranno miserie, ma è questa vita maledetta che mi ha fatto così. È colpa della scuola e dell'orario. Per 30 anni, nello stesso giorno, nella stessa ora, ho sempre fatto lo stesso corso di lezioni. E guardi... Quando leggo su un giornale che qualche esploratore parte per una terra poco conosciuta, io tremo. Tremo che mi sconvolga quella geografia che già conosco. Ho paura del nuovo. E per Diana, mia moglie deve restare quella che è. Ma se ti ho promesso di non farlo. La signora Annetta è andata dal dottore per me. Oh, beh. Per curarsi lei, manda a far visitare mia moglie.
dottore mi ascolti e mi creda. Da un po' di tempo non mi sento come vorrei. Tante malanne, tante. Ho paura, gran paura. E volevo sapere la verità. Se fosse andata dal nostro dottore, finirebbe che lui avrebbe raccontato tutto a mio marito. Io non voglio. Se c'è poi qualcosa di serio, lui soffrirebbe tanto. Non deve saperlo. Sì, alle volte noi litighiamo, è vero, ma ci vogliamo tanto bene e non voglio che sappia di questo. Non voglio. Così sono andata dal dottor Zampieri, che non mi conosce, è da poco qui a Verona e dicono che sia tanto bravo. Sì. Allora? Allora ha detto che i miei malanni non sono affatto lievi, che ci vuole una cura, una lunga, difficile cura. Mi manda un suo parente stretto, mi ha detto. Le spiegherò io quello che devo fare. E mentre lui mi parlava, io lo guardavo negli occhi e ho visto tanta pena per me. Mandami un suo parente stretto, ma chi? Io non ho nessuno. Nessuno, i miei non devono sapere niente. Così ha chiesto la signora Annetta dando il dottore per me. Così adesso lei saprà la verità e io quello che mi aspetta. Perché non mi hai detto niente? Perché ti saresti messo in testa le solite storie. Che cosa ha detto il dottore? Mi ha spiegato bene la cura che deve fare. Di quale male? Curandosi. Tutto passa. Mi dica passa. La verità. Certi nomi. Ma le notizie sono buone e si può stare quasi allegri. Ah sì? Quasi? No. Mi congratulo con lei. Mi riparleremo. Ah, basterà prendere le medicine. Sì, papà, non si va bene niente. Oh, ecco a lei. Chissà come sarà buona. Professore, niente vale un goccio di vino quando si è pensato troppo. Ecco, signor Ettore. Un po' di tempo, viene a tenermi compagnia tutte le sere. Per me, una simpatia, ma una simpatia. Ma è tanto bravo ragazzo. È molto serio. Non c'è più vino? Verrà acqua. Acqua? Al signor Ettore? Perché? Pure che si smorzi. Oh, soldi, soldi per mandare a prendere il vino. Non ne ho più, ma ho del credito. Mando a prendere una bottiglia. Una bottiglia a credito? Vuoi disonorarmi? Diranno che sono l'ablativo assoluto, mandane a prendere 24. Vado! E fai dire all'oste che i vetri li restituiremo, che non li metta in conto, sprechi, non ne voglio. Va bene. Oh. All'argento vivo nelle vene quella ragazza. Deve sapere, il signor Ettore è giusta la rampogna, il signor Ettore è un segreto di famiglia. Buonasera. Come va? Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. Avvocato. Addio, caro. Buonasera, professore. No. Qui si sta proprio bene, eh? Dice che si sta bene, sfido io. Queste altane sono un'istituzione tutta veneziana. Se ne possono trovare le origini. Papà, ti prego. Ho freddo. Ma mi pare che faccio buio. Andiamo dentro. Sì, professore, vogliamo... L'aria di notte è pericolosa. Vero, vero, professore. Oh, ti attento allo scalino. So. sono scalino. Non viene dentro. Ti pare che si stia bene qui? È un po' scuro. Io la vedo. Io appena. Ninetta. Che cosa c'è? Niente. Dicevo il suo nome. Me ne ero accorta. E non si è accorta di nient'altro? Io no. Si vede che non so spiegarmi. Si vede. Ninetta, ho 30 anni. Oh, li porta bene. Le sembrano troppi? Finché li ha lei. Mi
Le voglio bene. Le dispiace? A me no. E a lei? E lei mi vuol bene? Io sì. Mi sposerebbe? Io sì. Andremo d'accordo. Io sono un angelo. E lei? Beh, ecco. Un angelo proprio non direi, Ma quasi. Ad ogni modo, studiamoci, osserviamoci, cerchiamo di conoscerci. Avremo per un poco il nostro segreto. E ce lo godremo parlandoci di straforo, dicendoci qualche parolina di nascosto. Anche quella sarà una felicità. Prendete il fresco? Sì. Sono io che la faccio ridere o sua figlia? Tutti e due. Mi congratulo con lei. Per che cosa? Lei si è scelto il miglior suocero dell'Italia settentrionale. Papà! Io non la capisco. Ah, io mi vanto di essere latino. E i popoli latini hanno per caratteristica prontezza di comprensione e abbondanza di cuore. E si ricordi bene che a me tutta questa macchiavellica non mi va. Protesto. Qui non si vuol tenere nascosto niente. Sì, voglio bene a sua figlia. Ma sono un uomo con la testa sulle spalle. E voglio pensarci, riflettere. Voglio conoscere bene la signorina Ninetta. Ma che conoscere d'Egitto? Mia figlia è garantita come gli orologi. Avrei parlato a suo tempo. Ci sono dei pudori sentimentali che lei doveva rispettare. Un amore che nasce è scontroso, è delicato. Lei... mi perdoni, lei con la sua premura ha distrutto un piccolo segreto innocente, ha tolto a questo amore la sua prima forza, la sua più grande bellezza, la libertà. Le dirò che la libertà d'amore in casa mia non si pratica. Lei mi attribuisce delle malizie che mi offendono, e non offendono soltanto me, ma anche sua figlia. Buonasera, avvocato, capisco che non ci intendiamo. Buonasera. Signorina Ninetta, lei deve rendermi giustizia, Lei sa con quale scrupolo, con quale delicatezza io le ho parlato e... Vada, vada, non perda tempo. Sì, forse è meglio. Tornerò quando... La dispenso. Ci sono troppe scale per venire quassù. Brava, Ninetta, consolati. Chi non ci vuol bene non ci merita. Ti resta tuo padre che è orgoglioso di te perché sei buona, brava, affettuosa. Ma lasciami stare! Allora vedi l'educazione. Che figlia rispettosa, fa bene sa volerci pensare. Se vuol saperlo è per lei che ci penso. Vorrebbe forse farmi l'onore di sposare me? Le proibisco di dire una parola in più. Adagio, qui comando io. Avrebbe qualche cosa da dire sul mio conto? Ho il diritto di saperlo. Beh, lei è un uomo d'ingegno. Avanti. Io la stimo molto. Avanti. Ma... Ah, eccolo qui, vediamolo, esaminiamolo bene, questo ma ho dei debiti, per essere esatti ne ho molti, e per questo li faccia lei, sei capace. Giovanotto, sa cosa occorre per fare dei debiti? Una grande rispettabilità. Spero non avrà niente da dire sul conto della mia rispettabilità. Io? Niente, ma non vale 100 lire, la mia ne vale 1000, 10.000. Lei si insuperbisce perché quando ha fabbricato un rubinetto per l'acqua potabile le dicono bravo. Ma bravo è una parola, costa soltanto un po' di fatto. Ma che si fidino, che vi avvallino una cambiale, che vi mostrino una cassaforte, questo è il bravo più grande che si possa desiderare. Quindi il suo ma... se lo tenga per sé perché non vale la millesima parte dei debiti che io ho l'onore di avere. Signor Ettore, io deploro profondamente che lei abbia, anche solo per un istante, separato nel suo giudizio me dalla mia famiglia. Io ho nel mio papà la più grande fiducia. Sente, tutti hanno fiducia in me, tutti. Anche mia figlia, la quale del resto lei non vuol bene. Oh, in quanto a questo lei non... No, non le vuol bene. Io che sono l'uomo di una donna sola, mia moglie come gli anglosassoni, quando l'ho vista,
Non mi sono domandato se suo padre comprava a credito o a contanti. Me la sono presa e a me, suo padre, per me, aveva una qualità e gli avrebbe fatto perdonare tutti i suoi difetti. L'aveva messa al mondo, l'aveva fabbricata per me. Volersi bene, tutto è lì. Volersi bene. Non sei credi? Ma cosa credi? E chi non sappia tenermi? All'occorrenza non parlo neanche se mi ammazzano. E mi piaceva di fare il vostro terzo incomodo, di portarvi anche il lume all'occorrenza, ma sapendolo, di sentire quel tepore dell'amore che nasce, di idrogiolarmi nell'amore dei miei figlioli. Sì, va bene, l'ho parlato fuori tempo, volevo tacere, ma non potevo. Mi bolliva il sangue, mi cantava il cuore. Ho parlato per entusiasmo. Da innamorato dell'amore, da innamorato della mia famiglia, per simpatia per lei, signor Orso, signor Pachiderma, signor Pittecantropo, perché ero contento che lei avesse scelto Ninetta e che Ninetta avesse scelto lei. Le mie parole, lei doveva sentire la voglia di dirle figlio, di buttarle le braccia al collo e non mi aspettavo, no. In contraccambio lei mi dice un colpo sulle mani dicendo le tengo indietro, lei che ha dei debiti, sì, li ho, me li pago e a lei non domando neanche un soldo. Avvocato. Ingegnere. Mi fa l'onore di concedermi la mano di sua figlia. Ma non voleva pensarci, riflettere? Sì, sì, volevo pensarci, ma... Niente ma che sono la mia disgrazia. Adora, sì o no? Sì. Ha sentito che eloquenza? Allora me la prendo. Si serva. Momento. Ora si potrà dirlo. Lo dica, lo dica. Ah, che non potevo più tenerlo, questo segreto. Facevo una tal fatica a tacere. Mia figlia si sposa! Mia figlia si sposa! Sì, ridete voi, ma questo matrimonio l'ho fatto io, è tutto merito mio. Quando in casa mia si combina qualcosa di buono, sono sempre io che fo tutto, sempre. Oh, Pinigno! Che c'è? Che c'è? Che è stato? Un colpo di accidente al nostro deputato. A Zanetti? Sì, sì. Ma com'è possibile? Oddio! Ah, la vita, la vita. Morto? No, caso disperato. E lo dici con questa calma? Anche se mi scaldo, quello non guarisce mica. Io sono sbalordito a vedervi così, freschi, tranquilli, sereni, davanti a questa notizia, Zanetti che muore! Che amico, che perdono! Ah, Letizia, ma non abbiamo ricordo che non ci fosse dentro un poco di lui. 8 giorni fa era qui con noi. Ma sempre era qui, eravamo, si può dire, quasi la sua famiglia. Cresciuti insieme, insieme alle scuole, insieme nella vita, insieme nelle lotte politiche. Tutte e due avevamo le stesse idee, le mie. Ma uomini come noi non se ne trovano più, pieni di ingegno, di fede, di fuoco, di entusiasmo. Papà. Ah, che non mi sento di misurare aggettivi a questo grande moribondo. Ma lei cosa fa? Annoto le sue parole per far meglio l'articolo. Ma pensa all'articolo, lei. Invece di disperarsi, lei, che a Zanetti deve tutto. Perché cosa avrebbe fatto lei se Zanetti non le dava i sussidi per tenere in piedi il suo giornale? E se io non avessi scritto gli articoli? Pazienza, avrei cambiato mestiere. E avrebbe fatto meglio, perché un giornale come il suo è meglio non farlo. Neanche la grammatica c'è. Sa, bisogna scrivere in modo da farsi capire. Ma parliamo di cose serie. Occorre pensare all'avvenire. Noi qua restiamo senza deputato. Restiamo e resteremo perché chi potrà sostituirci? Lei? Io. Io... Se mai, io accetterei solo perché sono l'unico possa interpretare le sue idee. E allora niente paura e avanti. Ma sì, io in fondo sono proprio un uomo parlamentare, ma sono sicuro che in quell'organismo decrepito della Camera porterei del sangue nuovo. Ma lei, crede che si possa continuare ad andare avanti così? No, non si può. Oh, bravo lei, che è un martire dell'insegnamento, non crede che sia venuto il momento di rinnovare l'istruzione?
perché i giovani che cosa imparano? Delle parole, a memoria, che poi dimenticano. Bisogna cambiare tutto, 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 e per incominciare dare una cattedra di greco e di latino a lei. Si capisce subito che lei conosce il problema della pubblica istruzione. Ma tutti li conosco i problemi. Mi vedrete la prova dei fatti. Voglio fare leggi a macchina. Bisogna riformare tutto, il sistema tributario, il codice di procedura, e quando io sarò deputato... Papà, Zanetti non è ancora morto. E tu hai sempre avuto la mania di contraddirmi, sempre. Ma pensi un po' ai fatti tuoi, agli affari tuoi. La politica è sempre il rischio di un fiasco, sempre. Un fiasco? Ma domandalo a lui, che vive a contatto col pubblico. Crede lei che io farei fiasco se mi presentassi? Io credo di no. Avete sentito? E lui se ne intende, eh? Sei un uomo di genio. Un po' timido, ma sicuro. Ma sono certo di riuscire. Sì, potete fare tutte le smorfie che volete, ma io mi vedo già a Roma, glorioso, trionfante, con tutta la mia famiglia, con te, Letizia, con te, Ninetta. A proposito di Ninetta, no? No, Ninetta non può venire a Roma. Mi dimenticavo di dirvi. Il nostro bravo Ettore ha chiesto la sua mano! E dice soltanto adesso! Faccio subito un fior d'arancio sul giornale! Mi rallegro, la famiglia, la società... Allora, signora, vi vuole per genero? Ma non potrei desiderare di me! Queste sono soddisfazioni, ci si affatica, ci si affanna, ma alla fine si hanno di queste ore intime. Lasciatemelo dire, oggi è uno dei giorni più felici della mia vita. Cioè, volevo dire che il mio cuore si divide tra la contentezza per mia figlia che si sposa e il dolore per l'amico e muore. Anzi, vado a fargli un telegramma che esprima tutto il bene che gli voglio. Scusi, avvocato. Se questa notte al giornale qualcuno fra i principali elettori mi parlasse di lei, che cosa devo dire? Che sperino, ma dica che sono troppo straziato per poter prendere una decisione così subito sui due piedi. E ora andiamo tutti insieme a fare il telegramma, perché voglio che dentro ci sia l'animo della nostra famiglia. Anche la tua, perché ormai sei di casa. Vieni. Avvocato, vieni. Sì, naturale, passi, 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 passa strada, lei è di casa. Credeva che lei mi volesse più bene. Ma non gliene voglio. No. Perché? Perché? Perché lei viene a darmi la buona notizia del dottore. Io la vedo triste, turbata. Io? No. Quella canale le avrà detto qualche cosa. No, vedi. Ma lei sa che il dottore bisogna credere a metà, anzi, meno di metà. È vero, è vero. Mi avrà già chiamata la moribonda, Così? E così? No. Vede, signora Annetta, malgrado i miei malanni sono ancora in gamba e voglio e devo sapere. Mi dica tutto, tutto. Questo è parlare da donna di giudizio. Lei aveva paura di dirmi la verità. Adesso non ha più paura. Ha cambiato affatto. Ma io non ho nessuna voglia di andarmi. Brava! Bisogna curarsi. Ebbene, io mi curerò. Mi certo. Curerò. E così, da qui a due mesi andremo dal dottore e gli diremo, tutti e due, ecco la moribonda, signor Sappiantoni. Che gusto sarà! E aggiungerò, lei dottore ha messo l'inferno nel cuore di una donna brava e buona, che solo a guardarmi aveva le lacrime agli occhi. Pianga. Pianga. Così. Così. No. Thank you.
una famiglia. Non dovevo parlare. Non dovevo. Ma lei non mi ha detto niente. È l'istinto che mi ha fatto capire tutto. Le mamme, sa, non dovrebbero mai andarsene così all'improvviso. Io ho tante cose ancora da fare, tante da rimediare. Il matrimonio di Renetto vuole esserci, vuole starci, vuole vederla. Ma lei non parlerà, non parlerà, è vero? Me lo giuri, me lo giuri. Me lo giuro. Perché darmi questa responsabilità? Un niente li butta a terra. Sono loro. E mio marito. Allegro. Come sempre. Fidanzate contenti. Come si può distruggere una cosa come questa? Come si può togliere la faccia della loro? Non si deve, non si deve. I miei segreti li porterò con me, in me, tutto. No, no, andrò da lei. Sì, parlerò con lei. Sì, sì. Di tutto. Di tutto, di tutto. Di tutto. Sì, sì. Di tutto. Gigia! Gigia! Veniamo! Veniamo! Mamma! Eccomi! Eccomi! Uffa, mamma, sono stanca! Va bene, riponi i tuoi e poi per il resto ci penso io. I miei vestiti? È inutile. Quest'inverno, quando si tireranno fuori, non mi serviranno più. Quest'inverno? Sarò maritata, se non ti dispiace. Sì, ma non è una buona ragione farle mangiare delle tarme. Oh, lascia che mangino. Anche loro sono creature del buon Dio. E poi, per questi quattro stracci. Sì, ma Ettore non è un milionario. Ma lo diventerà, perché voglio che lo diventi. E poi ai suoi zii sono imbottiti di quattrini e lasceranno tutto a lui. Ah, sì? Allora, tu sposi Ettore o i soldi dei suoi zii? Ma sposo Ettore, il denaro, l'amore, la felicità, i baci di mio marito, i servitori in livrea e un giardino pieno di gelsomini. E se i vecchi non si decidono a fare il lungo e grande viaggio? Oh, in quanto agli zii, lascia fare a me. Li imbalsamerò e li illustrerò tanto che un giorno, con le lacrime agli occhi, mi diranno: Ninetta, donna impareggiabile, che cosa possiamo fare per te? E allora io risponderò con le lacrime agli occhi: zii carissimi, ma perché non andate in paradiso a mangiare il pane d'oro degli angeli? E loro mi diranno: ti sia concesso. Faranno testamento e poi si scioglieranno in tante piccole gocce di rugiada e ogni goccia sarà un marengo. Buongiorno. 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 Ma che dice? Siamo anche in mezzo alla naftalina e ai marenghi. Complimenti. Complimenti. Se vuoi restare servita, si accomodi. I marenghi o di naftalina? No, di naftalina, perché di marenghi non c'è nemmeno l'odore. Questo bisogna portare in soffitta. Fate aiutare da Giuseppe. Sì. Cara. Cara. Cara, buona. Giuseppe? Vengo. Eccomi. Giuseppe, aiutami a portare in soffitta questi indumenti. In un avvenire non lontano finiranno nel tuo guardaroba. Oh. Sono venuta a vedere come sta. Oh. Come al solito. Signora, abbondi molto nel pepe, eh? Perché nel pastrano che mi ha regalato l'anno scorso ho trovato dei buchi. Mi dispiace. Eppure guardi,
Io ho ancora tante buone speranze. Sarà. Ma da Padova è arrivata la conferma della diagnosi. Ancora un mese, due, e poi non ci sarò più. Intanto risparmi le sue forze. No. Ci sarò. Ci sarò. Nei loro vestiti ben piegati, ben puliti, che li riscaldano. Guarda che bella roba. Sembra nuova. Ma come faranno nella casa senza una donna che li curi, che pensi a loro? Come faranno? Vorrei che Io voglio convincere Ninetta di rimanere con noi anche dopo maritata. Ma lo farà? Oh, ma non c'è neanche da metterlo in dubbio. Lo sa? Benigno continua a spendere come prima, più di prima. E io dietro a lui la stessa cosa. E adesso come farò? Così da un momento all'altro cambiare tutto il sistema della casa? Dare un'altra regola a questa famiglia? Non so se farò tempo, ma non lo so. Oddio. Riuscirò. Pensi a lei, non agli altri. Finché posso, mi faccio forza. Poi quando non potrò più, mi chiuderò nella camera. Grazie, Giuseppe. La mia camera è piena di sole, così bella, grande. Si ha sempre voglia di andare alla finestra e di aspettare l'amato bene, è così, vero? Si fila anche dalle finestre, eh? Oh, si fila dappertutto. Chissà quante volte avrà filato lei col professore. Ah, il professore, se torna a casa e non mi trova, si mette a leggere Schopenhauer. E dopo mi digerisce male. Mi saluta. Torni. Ci vediamo questa sera? Certamente. Guarda che l'aspetto. Porti molti denari, devo farmi il corredo. Scappo. Che brava donna. Ha un cuore grande così. E un cervello grande così. No. Giulia è ancora fuori? È sempre fuori. Sì. E fra poco te ne andrai anche tu. Oh, ci mancano ancora 2 mesi. 2 mesi. E poi te ne vai. Così. Bisogna pure che mi sposi. Ninetta. E se facessimo tutta una famiglia? Che idea! Ma perché? Tutti assieme, io coi miei figlioli, coi miei nipotini, e verranno anche quelli, sai, verranno. Che ne dici? Io li curerò, li tirerò su a cioccolatini, su bambini. Ma capisci, non è possibile. Perché non è possibile? Beh, prima di tutto, Ettore non ha consentito. Per me è possibilissimo. E poi se Ettore no. Con 2 chiacchiere e un bacio, tu lo persuadi. Eh sì? Ma non sono persuasa io. Ah no? Perché? Non vuoi stare con noi? Vedi, io ho il capriccio di avere una casa mia, tutta mia, di fare la signora. Quando ci si sposa si cambia e fa piacere essere in due. Così starai con tuo marito, ma anche con tuo papà, con la tua mamma. Ah no, la mia gioventù me la voglio godere. Godere? No, ma non vorrai che mi sposi per penitenza. Penitenza?
su, dai, mamma. Non farmi quel muso. Altrimenti, quando me ne andrò, avrai dei rimorsi. Già. Già, dei rimorsi. Dai, Giulio! Giulio? È ancora fuori? Quando torna, lo sprofondo. Ma che ha fatto? Ma si perde con un poco di buono. Dico, chi? Ah, non lo so, me l'hanno detto un minuto fa senza darmi particolari. So che è uno che ha fatto le sue battaglie e che adesso si è abbandonato la famiglia per mettersi con Giulio. Giulio? Hai capito il nostro Giulietto, con quella sua aria di gatta morta. Ah, da parte dei parenti di lei non c'è pericolo. Pare che siano contentissimi di essersene liberati. E adesso siamo noi che la manteniamo. Alla mia età mantengo una ragazza. Ma Giulio non ha denaro? Questo è il problema. Io non gliene do, per principio. Quindi mi viene un sospetto, un terribile sospetto. Quel ragazzo è capace di fare... Debiti? Non avevo il coraggio di dire la parola. Ma chi vuoi che le ne dia? Altro problema. Secondo me, lui si ripara sotto la grande ala del credito paterno. Segue le mie poste, trova un solco che mi sono fatto io nella fiducia privata e dove io sono passato a fronte alta, mietendo, lui mi viene dietro in punta di piedi, spigolando. Ecco perché è triste. E adesso gli ho dato io la tristezza. Guarda. Con Giulio è peggio. Beh, meglio, sentirà il peso della patria podestà. Ma se si rivolta? Già, con quel caratterino. Se lui ha un caratterino, io ho un caratterone. O indietro lui o indietro il muro. Finigno. Scusami, ma sei sicuro che sia vero? A giudicare dall'umore che ha negli ultimi tempi deve essere proprio vero. Ma la tua felicità non ti rende un po' più buona verso tuo fratello? Il mio è un amore onesto. E gli faccio tanto di cappello. Questa, vedi, è il mio ritratto. Giulio non mi ha dato che dei dolori. Ma che ti ha fatto? Che ti ha fatto? Ma si è attaccato a certe donne che... E io mi attacco a mio marito. E io divento deputato. Campa cavallo che l'erba cresce. Cresce, Ninetta, cresce. Tu vedi come cresce. Papà, stiamo facendo una carriera straordinaria. Letizia, sai qual è la cosa più bella di questo mondo? Sono così poche cose belle al mondo. L'avvenire! Il mio! Sì, ma anche il mio e anche il tuo, Letizia. Binino, vuoi che io parli con Giulio? No, troppa bile qui dentro che mi soffoca. Bisogna che mi sfoghi. Ma io gli parlerò con amore. Se poi non riesco, chiamo te. Ferra, butto! Gli do querela. Che c'è? Cosa c'è sul giornale? Calogne, infamie, comincia ad attaccare la mia candidatura. Va bene, c'è da stare allegri. Che roba. Dunque, la notizia è giunta ufficiale. L'avvocato Benigno Gugole, questa Cocorita Querula. Cocorita. Della consorteria che spadroneggia in comune, è riuscito ad imporre la sua candidatura nel collegio del defunto Zanetti. Ci si prepareranno dunque delle settimane di ineffabile allegria. La riuscita dell'avvocato Gugole vorrebbe dire il ridicolo rovesciato sulla nostra città. Villani! Idioti! Riconosciamo però che questo uomo caotico e inutile porterebbe alla Camera una bella competenza sul tema. Cambiali, sequestri, disordine amministrativo e finanze allegre. Ma torneremo con maggiore larghezza e con maggiore precisione sull'argomento. Mi sembra niente! Mi sembra molto. Ecco, tu esageri, come al solito. In casa mia si spaventano per la minima cosa. Io, che sono nervoso, mi lascio impressionare. Nenetta, vai in studio, telefona a Codebò, digli di venire qui subito. Ah, risponderò io, di buon inchiostro. Voglio distruggere tutte queste calunnie. Ma non sono calunnie. Vabbè, sono un poco confusionario, è un disonore, forse, cattive azioni, non ne ho mai fatte. Vai, Ninetta, e lasciatemi solo che pensi, che trovi, sentiranno che regnate. Ma ti accorgi che così non possiamo più andare avanti? Ma sicuro, ho sempre detto, io bisogna cambiare sistema, così non si va avanti. Siamo troppo disordinati. Ecco, disordinati, e agli altri non par vero di rimproverarci. No, buttiamo il denaro dalla finestra. A sacchi! No, compriamo. Siamo una famiglia che compra, sempre compra. Che cosa poi? Delle cose inutili. Beh, certo, utili non le compriamo. Ecco, il panorama
della nostra economia domestica. Ma guarda solo in questa stanza quante spese voluttuarie. Questo divano, ah, non serve sedersi, questa tavola non serve per mangiare. Pianoforte, ecco, io domando e dico che bisogno c'era di comprare un pianoforte. Il pianoforte ha servito a imparare la musica a Ninetta. Ah beh, poteva fargliela imparare con un strumento più piccolo, il violino, sì, per esempio. Il pianoforte si può sempre vendere. E lo vendo subito, 1000 lire le posso sempre fare. Ah no, è pagato? Se è pagato, altro che pagato, almeno credo. Giuseppe! Avvocato? Ecco. Giuseppe, è pagato il pianoforte? No. No? E come mai? Ha pagato le prime rate e poi si è dimenticato. Anzi, a proposito, c'è una citazione davanti al conciliatore. Vabbè. E allora non possiamo venderlo, meglio così, sai. La forte in fondo la sua utilità, la musica ingentilisce i costumi e poi a rigore di termini. Se non è pagato, non rappresenta una spesa. No, no. No, no, è lo stesso, Bisogna fare economia da oggi stesso. E ti assicuro che con un po' di buona volontà è facile. Ma facilissimo. Bisogna spendere meno. Ecco, e da dove si comincia a spendere meno? Ecco, da dove si comincia a spendere meno? Dal mangiare. E beh, perché il gran pranzo che facciamo? Io direi piuttosto per nei vestiti. Sì, per il gran lusso che sfoggiamo. Ma tu spendi un patrimonio per i libri? No! Questo è un articolo del bilancio che non ti permetto di toccare. I libri sono la mia cantina, la mia cucina, il mio harem, il mio paradiso. Toglietemi tutto, ma i libri no! Sì, hai ragione, hai ragione. E vorrei sapere dove li spendiamo questi soldi. Più ci penso e meno trovo. Anch'io penso dove li spendiamo, come li spendiamo. Ci scivolano dalle mani. Temo proprio che sia così. Oddio, certo che se avessi avuto vicino una donna con una mente quadrata, una vera amministratrice... Già, già. Perdonami. Ma cosa dovrei perdonarti? Ma tu avevi tutto il diritto di correre dietro ai tuoi sogni. Che curioso, sai. Noi due, che non abbiamo mai saputo fare un conto, stiamo facendo il bilancio della nostra vita. Registriamo il dare e l'avere. Non mi devi niente tu. È la prima volta che non ho da dare niente a qualcuno. Siamo vecchi. No, vecchio io. Io ero gente vivo dei 20 anni. Sono vecchia io. Ma va. Benigno. Dimmi. Presto uno di noi dovrà andarsene. Perdoniamoci a vicenda. Tu mi assolvi. Io ti assolvo oggi. Giornata di amnistia generale, no, Letizia, non parliamo di cose malinconiche ora che sto per diventare deputato. Letizia, facciamo una bellissima cosa, Diamoci un bacio. E ti piace la tua cocorita querula, Aspetta un momento che chiudo la porta per non dare scandalo, che non ci prendono per due vecchi matti, aspetta. Letizia! Ah, Letizia! Oh, caro! Chi è? Sei il mio marito! E fallo accomodare in studio, vengo subito! Non si può stare un momento in pace. Scusami, che non bisogna arrivare. Ciao! Eccomi! Sono qua ai suoi comandi. Ah, bravo! Ha letto? Sì, ho letto, letto. Cosa ne pare? Oh, armi polemiche, si sa. Ma io le chiamo grassazione, bisogna rispondere sul giornale per le rime. Rispondiamoci. Allora si mette lì alla mia scrivania. Subito. E scrivo. Subito. Carta, penna. Ecco qua. La maglia. Sono pronto, avvocato. Titolo. Armi spuntate. Il pensiero cittadino col suo articolo. Comincia ad attaccare il nostro candidato. L'assalto proditorio è rivolto all'uomo privato. Ma
sono armi spuntate. L'avvocato Benigno Gugole è una persona. Persona, ho scritto avanti. Qui ci vorrebbe un aggettivo. Non vorrà, spero, che lo metta io, per rispetto alla mia modestia, lo trovi lei. Egregia, una persona troppo egregia. Egregia, va bene, non poteva trovare qualcosa di meglio. L'ho permessa che non ci tengo agli elogi, ma per il partito. Ma egregia è bello, non è una persona egregia lei. No, credevo di essere qualcosa di più. Per esempio, onoranda. Ah, per me va sempre bene, mettiamo onoranda. Vedi che quando vuole sa trovare. È una persona troppo onoranda perché simili insulti possano tangerla. Gli avversari sono lieti di scambiare l'avvocato Benigno Gugole per un arruffone politico. Non occorre conoscere intimamente questo uomo. Senta, se lei si ferma per l'aggettivo si sbaglia, io non ne ho più. È incredibile come a quest'uomo manchi il dono dell'aggettivo, un vocabolario poverissimo. Ma scusi, le ho dato dell'egregio, le ho dato dell'onorando, non ce n'è altri. Come non ce n'è altri? È illustre, non le va, è preclare, non le accomoda, è esemplare, la irrita. È incomparabile, è ingegnoso, è luminoso. Ma che razza di partito è il nostro se per compensarmi dalle stilettate degli avversari non sa che elargirmi un egregio a denti stretti? Mettiamo incomparabile. Ammetta la prima parola che le viene sotto la penna e lasci che faccia io, visto che lei non ci sa fare. Va bene? Non occorre conoscere intimamente il geniale amico nostro per sapere, egli è una delle più alte e luminose figure della nostra città. È naturale che gli avversari tentino di denigrarlo. Bene, noi seguiremo gli avversari sul campo della personalità e sveleremo il retroscena mettendo a nudo l'enequizio. Per oggi noi salutiamo in Benigno Gugole non solo il campione del nostro partito, ma l'onore della nostra città. Ecco, questo in breve sarebbe la risposta. Le allarghi, eh? Non abbia paura di abbondare, lo dice anche Cicerone. Brevitas non laudanda est. E su questo schema obiettivo metta poi quegli elogi che lei riterrà opportuni. Ancora elogi? Ma ce n'è un sacco e mezzo. Ah sì? Ce ne sono? Oh, quanti? Mi saranno sfuggiti nella fuga dell'improvvisazione. D'altronde è legittima difesa. Per legittima difesa è permesso ammazzare, sarà permesso quindi lodarsi un poco. Soprattutto quando gli elogi sono meritati. Senta, lei avrà tutti i difetti. Ma la polemica la sa fare, sa. La saluto, avvocato. Ah, c'è anch'io con me. Passi. Commetto che questa volta la spuntiamo, sa. Bravo! Non posso dirti quello che vorrei perché ci sono degli estranei. Pregherò tua madre che ti dica quello che ti meriti. Letizia, c'è quel bel tomo di tuo figlio. Oh, io scendo un momento. Va. Passi, grazie. Passi. Grazie. Passi. Grazie. Okay. Giulio? Per carità, mamma, non dirmi niente. Ma non temere. Sai che sono indulgente, lo sai. Lo vedi? La prima parola che ti esce di bocca è offensiva e urtante. Indulgente. Scusami. Peggio ancora, mamma, peggio. Prima umili me, adesso te.
Ma non mi umilio, non mi costa niente umiliarmi davanti a mio figlio, non mi umilio. Già, perché pensi che io sia caduto molto in basso e questo mi offende ancora di più. Allora, non sono che pettegolezzi. Mamma, temo che tu ti illuda sul senso delle mie parole. Allora? Allora basta, mamma. Parli così con la tua mamma. Io vorrei parlarti diversamente. Ma poi vedi i tuoi occhi che mi fissano, che mi spiano fin dentro l'anima. E allora divento muto. Ah, sì? Mi costringi di sapere dagli altri quello che ha mio figlio. Avrò il diritto di tenere almeno una piccola parte della mia vita intima tutta per me. Se quello che tu nascondi vuoi nascondere è giusto? È giusto? Non solo è giusto, mamma, ma beh, tutta la mia felicità. E la tua felicità? Mi fa compassione la tua felicità. E se io soffro, tu che cosa vuoi fare? Soffrire con te. Ma non capisci, mamma. Non capisci che ci sono delle cose, delle passioni anche oneste, delle quali un uomo non può parlare con sua madre. Ma bada, Giulio, una madre quello che non sa, lo indovina. Eh sì? Allora se indovini saprai che ormai sono deciso a difendere i miei sentimenti fino in fondo. Se i tuoi sentimenti li giudichi male tu, come si può andare avanti? No, mamma, so che tu li giudicherai male. Ma perché? Non potrò capirli? Perché? Perché sei mamma. Sì. Sì. Ho questa colpa. Sì. Non vuoi parlarmi? Non mi puoi aiutare. Ma se quello... Mamma. Dimmi. Allora, prova a dirmi di andare da lei, subito, a testa alta, davanti a tutti. Dimmi che davanti a una se passione come la mia... Se tu senti che quello che... Tu dimentichi le cose del mondo, le... E non solo mi giustifichi, ma anche mi approvi. Sì. Se tu senti che quello che stai per fare è giusto, è giusto. Sì, mamma. Allora la provo. È giusto. È giusto. Allora andiamo. Andiamo subito. Da lei. Tutti e due. Subito. Da lei. Non vieni? Non vieni. Tu non vuoi che tua madre avvicini quella donna per la quale tu vorresti sfidare tutti. Se tu pensassi così, mamma, mi avresti perso per sempre. No, lasciami sperare che t'ho ritrovato. Ma no, mamma, perso. Perso perché mi costringeresti a scegliere fra te e lei. Sceglieresti lei. Dillo, dillo, voglio sentirlo dalla tua bocca, guardami in faccia, ruga per ruga e dirmi che puoi scegliere lei, dillo la tua. Mamma, non sarò io a scegliere, sarà la tristezza della nostra vita in comune a spingermi verso di lei. Più voi cercate di dividermi da lei e più io lotto, finché saremo stanchi di questa guerra e sentiremo il bisogno di finirla. Finirla? Come? Come, mamma? Come? Liberandoci. Liberarti? Da me? Ma Giulia, tu credi che si trattasse soltanto della mia volontà a rendere lecito il tuo amore, io starei qui a contrastarti.
Intanto l'unico ostacolo viene da voi. Ah, sì? Siamo noi che impediamo a lei, se lo... Ma io la stimo. Mamma, io la stimo. Allora vai in piazza. Gridalo. Davanti a tutti. E se soltanto 10 persone non ti crederanno, che farai? Bei discorsi. Io le voglio bene. Non basta. Non lo so se basta. So che io mi sento vivo soltanto vicino a lei. So che posso rinunciare a tutto. Posso perdere tutto. Sta bene attenta, mamma. Tutto, ma non lei. Giulia, prendi le mie mani. Prendile. Sono le mani della tua mamma. Stanca e vecchia. E a papà non vuoi pensare, no? Ligia, visite! Vai, 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 hai gli occhi rossi. Non voglio che papà ti veda così. Vai, vai. E ricordati che tuo papà ti vuole tanto bene. Prego, mi accomodi. Non vorrei disturbare. Ma no. I parenti del nostro caro Ettore sono sempre i benvenuti in casa mia. Letizia, questo è lo zio del nostro Ettore. Signore? Avremmo desiderato conoscerla prima. I Bachi. Colpa dei Bachi. Sa, tanto da fare. Ora... Speriamo che si fermi in città, che ci vedremo più spesso. No, il fieno è impossibile. Purtroppo il fieno, tanto da fare. Questa è la fidanzata. Vedo. Anni? 18. Bene, bene. Studi? Scuola normale. Un po' mista, eh? Un po' popolare. Pazienza. Signorina, lei non è l'ideale che io avevo sognato per mio nipote. Mi dispiace tanto, ma non posso cambiarmi. Però poteva trovare anche di peggio. Boh, in complesso sono contento. Oh, lei è troppo indulgente, ma prego, si accomodi. Siedi, cara. E lei dunque è il padre? Sì, non sono il suo ideale neanch'io, dica la verità. E quella? È la madre? Se vuole esaminare anche la cameriera la chiamo, ma credo che sia fuori. Nome Antonia, nata a Feltre, età 32, nubile, cattolica e vaccinata. Vedo. Amo le facezie. La signorina Ninetta non ha una camera sua? Sì, signore. Non potrebbe ritirarsi mentre io parlo con i suoi genitori? Ci sono dei segreti che non posso sentire? Carattere un poco indipendente, ma franco. Signorina, la prego, un momento solo. Ti si dice di andare di là. Parliamo, turco. Vai. Sì, vado. Oh, eccola accontentata. Avvocato, quello che le dirò le sembrerà forse strano. Premetto intanto che mio nipote non conosce questo... Come dire, questo passo che sto facendo. Come? Ma cosa sono questi preamboli? Ecco, io e gli altri parenti di Ettore ci troviamo nella circostanza di avere quattro soldi che alla nostra morte, se Ettore sarà ancora vivo, saranno suoi. Non si tratta che di piccole formalità, tanto più considerando
perché a lei non costeranno niente. Poi la fidanzata viene in casa, come si dice, nuda e cruda, senza un soldo di dote. Ma Ettore lo sapeva anche prima. E io non pretendo dote. Meno male. Tanto più che sarebbe come voler cavar sangue da un muro. Io sa, non sono poi quel muro arido che lei crede. Se volessi potrei dare a mia figlia tanto di dote. Deploro allora che non voglio dargliela. Sta bene, io do la dote, fissi lei la cifra. E perdoni la curiosità, questo capitale lei lo ha liquido in azioni, in terreni? Non l'ho da nessuna parte, ma non importa. Io le do tante cambiali. La mia firma è solvibile. Nego. Ma vieni a insultarmi, casa mia. Basta, no. Lasciamo andare la dote. Sì, lasciamo andare la dote. Visto che non esiste. E teniamoci al sodo. Avvocato, io le domando assai meno. Meno male. Sentiamo. Rinunci alla sua candidatura. Come? Come? Aspetta! Vede questa mia testa? Non sarà il suo ideale, ma io ci tengo. Piuttosto, vede, me la faccio tagliare. Deploro. E allora questo matrimonio non si farà. Come? O si farà contro la mia volontà. E potrei sapere perché la disturba che io diventi deputato? Non credo che lo diventerà. E questo dovrebbe bastarle. Apra gli occhi. Apra gli occhi! Piuttosto che fare fiasco, ma non è meglio ritirarsi in tempo come Ettore sotto la tenda? Prima di tutto era Achille. Ettore. A questa poi, a questa qui! Ecco, il via dei guardi! Ma lascia stare! Ma no, che distruiamo! Oh! Oh, sarà. Punto primo, punto secondo, iniziano in casa mia tutti gli elettori uno ad uno a dirmi che non voteranno per me, mi presenterei lo stesso. Ci sarà sempre un voto che non mi mancherà, il mio. E intanto dovrà permettere che le dicano quello che dicono. Ma apra i giornali, guardi, me ne mandano da tutte le parti, sa, con tanto disegni rossi e blu, non siamo che al principio, tutta biancheria sporca, per così dire, che stendono in piazza. E questa biancheria sporca mi viene in famiglia. Pazienza, ma che almeno non vadano a sventolarla sopra i muri, che non svergognino un mese prima del matrimonio la fidanzata di mio nipote. Questo io lo pretendo, assolutamente lo pretendo. Questi giornali dicono delle menzogne. Che rapporto c'è fra le mie finanze e la nomina a deputato? E non concorro a un posto di cassiere. Io disonestà non ne ho mai commesse, quindi ho diritto di farmi strada, di farmi largo. E vabbè, e allora è inutile insistere, tanto più che io ho tanto da fare. Sei batti. Il fieno. Che è il fieno. Riverisco, signora. Mi dico una parola. Ah, non se ne vada. Signora, di parole, quante ne vuole. Io approvo la ragazza, approvo lei, approvo meno, ma approvo il padre, ma la candidatura no, Mi ascolti. Abbia pazienza. Sì, signora, sì, sì. Tutti avremo pazienza, anche Ettore, che resterà, per così dire, scapolo. Che cosa? O senza un soldo. Buongiorno, signori. Lo sai che tutti. Guardi che suo figlio è nei pasticci, Io non so niente, ma me ne dicono molto male, dovendo maritare una ragazza, tutte queste cose non giovano. Riferisco. Qui c'è un errore di stampa, Giuseppe, accompagna il signore. Accompagno io. Buongiorno. Ninetta, vieni a sentire questa che
veramente straordinaria. Ho sentito, ero dietro la porta. Ah, bene, cosa te ne pare? Vorrebbero che mi demolissi con le mie stesse mani. Ma tu esageri, mi pare che ti si domandi soltanto di aspettare un'altra occasione. Quando saremo sposati, non ti mancherà di certo. E tu parli così? Oddio, papà, non pretenderai certo che io ti preghi di mandare a monte il mio matrimonio. La mia felicità mi preme. E la mia? Ma si cerca di conciliare. E se non sarai deputato questa volta, lo sarai un altro. Vabbè, se lo sposi Ettore, lo sposerai un altro, non perderai niente, perché è un avido, egoista, sofista e meticoloso. Ma io voglio bene a Ettore. E io voglio bene a me. Tutte le fortune ti sono toccate con Giulio. Giulio, non sciagurato, adesso lo aggiusto io. Giulio! Lascialo stare, non tormentarlo. Ah, io tormento i miei figli, ma sono loro che tormentano me. Giulio! Che vuoi fare? Una cosa sola, che tu cambi strada, che cambi vita. È colpa tua, è nato il matrimonio di tua sorella. Matrimonio che non ha fortuna, perché un partito come quello non lo troverà mai. Non posso crederci. E invece è vero, sei contento? No, non sono contento, ma non posso farci niente. Ma credi, avere il diritto di far del male a tua sorella? Avrò il diritto di vivere, no? Tu hai il diritto di coprirci tutti di vergogna. Ti ordino di lasciare subito quella donna che non è degna di te. È inutile, papà, non ti sento. Ma non mi senti? Allora grido! È una sgualdrina! È una sgualdrina! Voglio proprio liberarmi da ogni scrupolo, da ogni rimorso. No, voglio che tu sappia che in questa casa il padrone sono io. Lo so! Vuol dire che me ne andrò fuori di casa. Ma prima che tu te ne vada di tua spontanea volontà, te spalanco la porta. Vuoi subito? No! 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 Come? Figli contro i padri? Ma sono degli ingrati, vergogna. Lasciali fare. Vergogna! A me basta che mi dia ragione tu. No, non ti posso dar ragione. Anche tu? Tutti. Anche tu? Contro di me? Sfido io, si tratta di tutto il mio avvenire che tu vuoi rovinare. Sono io che ho ragione. No, non hai ragione, neanche tu non hai ragione. E allora abbiamo tutti torto? Tutti! E correte dietro ai vostri egoismi, alle vostre smani. State rovinando la famiglia, siete un po' la rovina di questa famiglia. Non vi accorgete che questa casa... Che io... Ma io sono sempre stata una figlia sottomessa e obbediente. Io ho riempito la casa di allegria. Non mi sono mai lagnata di niente. E di che cosa potevi lagnarti? Hai sempre avuto tutto. Sì, alle volte troppo e alle volte troppo poco. Potevo lagnarmi, per esempio, del disordine nel quale si viveva. Questo non ti riguarda. Oh, mi riguarda, sì. Perché quello che dicevano fuori arrivava anche alle mie orecchie, sai? E con quella fama di squilibrati, di senza criterio, di matti che godiamo, un marito credevo che non sarei mai riuscita a trovarlo. E invece l'ho trovato. E gli voglio bene, e se lo merita. Tutti sanno che sono fidanzata. E questa fortuna non la voglio perdere. Non ci mancava che questo. Che anche tu ti accanissi contro di me come con questi giornali. Ah! Che miseria di casa, che miseria di vita. Papà, ti prego, perdonami, scusami. Papà, ti prego, aiutami. Non posso. Oh, ma sono sempre stata la tua figlia prediletta, no? Me l'hai detto anche tu. Papà, ti scongiuro. Ma non mandarmi la tortura, ma non capisci che mi chiedi l'anima mia? Sono 30 anni che aspetto! Ho la febbre dell'impazienza, mille volte ho disperato. Quando vedevo il tempo passare, sentivo i miei capelli diventare bianchi. Non ho mai tralasciato niente, sono tenuto su con la forza di nervi, lottando, affanandomi, non trascurando nulla per poter farmi una strada. E ora come vuoi che possa rinunciarmi? Ma che cos'è il tuo amore che ha 2 mesi di vita in confronto della mia passione? È invecchiata con me. E sta bene. Ma sono tua figlia. Ho il tuo carattere, la tua ostinazione, la tua tenacia.
E tutte le volte che mi guarderai in faccia, capirai che i tuoi trionfi ti costano cari. Dovessero costarmi la vita, non ci rinuncio. Basta! Basta! No, vuoi basta. Che ti guardi con dei figli come questi? La tua passione, come la chiami tu, vale quanto la mia. Non si tratta della mia volontà, si tratta della mia vita. E della mia! Già, la mia non conta, vero? Ma io almeno non vi domando niente. E sfido, io ti porti via tutto. Mi prendo quello che è mio. È amore di fratelli. Oh, non parlare di amore tu, Ma che fratelli, quando mai mi ha voluto bene? Basta! Basta! Non mi chiedere mai, saputo meritarlo! Ma che modo di parlare, questo? Dai, lei è prediletta, lei. No, lo vedo, lo vedo! No, no, prediletti, io mi vergogno di tutte e due! Non ti voglio tanto bene, lo sai. Stella, mano, mio fratello. Abbraccio tuo padre. No, mamma. E sta bene. So quello che mi resta da fare, pensare a me, soltanto a me. È finito il regno della bontà. Giorgio, vieni in studio, devo parlarti. Sì, papà. Salvo, vicino, madre di misericordia, mia dolcezza, speranza nostra, salvo. Noi ti imploriamo, rimetti su questo male di lacrime. E morire mi sembrava una disgrazia. Sì, sì, professore, è proprio come gli ho detto io. So. Gliel'avevo già raccontata? Sì, 3 volte. Beh, io vado via. Buonasera, signora. Buonasera. Arrivederla. Buonasera. Buonasera, professore. Addio, avvocato. Buonasera. Allora, te ne vai? Resta ancora un poco. Ma cara, domattina devo alzarmi presto, sai? Una volta ti saresti dimenticato di dormire per restare con me. Ah, Ninetta, cara, adesso bisogna che pensi più seriamente agli affari. Ormai non posso contare che sulle mie uniche forze. Quanto rimprovero c'è nelle tue parole. Rimprovero per te, ma no, cara. Ettore, senza di me tu saresti ricco. E a che servirebbe? Il mio sogno sarebbe stato di essere ricco con te e per te. E così mi sposi con un sogno di meno. Pazienza. È meglio perdere degli zii vecchi che una sposina giovane. Tanto più che in compenso acquista in me un papà. E che papà è? Cos'è perdere degli zii in confronto di un papà? Oh, meno che niente. E in quanto a denari ne ho gettate via io delle sostanze. Lo so. Io mi vanto di avere per il denaro un disprezzo parignano. Me, non nato a percuotere le dure, illustri porte, nudo a corrà, ma libero il regno della morte. Più tardi che sia possibile. Come vi invidio, ragazzi, che vi sposate senza preoccupazioni di interessi, Invece di una casa avete una casetta. Eh già, meno affitto da pagare. Quando ci si sposa si ha desiderio, anzi bisogno, di stare vicini, stretti, e più piccola è la casa, e più stretti starete. Beh, non faccia l'apostolo dell'intimità lei, che non ha in mente altro che la vita pubblica. Io? Ah! Politica mi fa schifo! Caspita! Arrivederla, avvocato. Addio, caro. Ciao, Ed. Ciao, caro. Dica, è meglio quello o un bacio di suo zio? La nostra sposina! È rabbia lunga che ha. Io invece 2 cannonate e poi mi passa. Mi è passata, papà.
Ma guarda che papà sono io. Per accontentarti sono perfino capace di rinunciare alla candidatura. Adesso? È troppo tardi. Io ci rinuncio lo stesso. Mi avevano detto infatti che andava male. Male? No, ecco, proprio male non direi. Pencola! Deve pencolare parecchio se ci rinunzi. Non parlarne così. Sai che Giulio non lo vedo più e ne è a casa solo per dormire. Sono 10 giorni e non lo vedo. Non mi resti che tu. Povero papà. Ancora, Ninetta. Dimmi, Ninetta. Cosa devo dirti? Dimmi ancora, vecchio parruccone. Vecchio parruccone. Ecco, sono tanti giorni e sui giornali, nelle adunanze, mi si ingiuria, mi si insolentisce. Beh, lasciali fare, sono un vecchio parruccone. Sono quasi le 10. Sì, sì, professore. Adesso andiamo a casa. Andiamo a consumare in un malinconico sonno le ultime ore di questa giornata. Così, goccia a goccia, si finisce un'esistenza inutile. Dov'è l'avvocato? Vorrei salutarlo. Nel salotto. Vada, vada, professore. Noi la raggiungeremo subito. Il mio cappello? Ah! Ah, l'ho lasciato in ingresso. Lo sa? Fra poco verrà qui Giulio con quella donna. No. Sì. La vuole sposare. No. La sposerà. Oddio. Verranno quando papà è già a letto e dorme. Oh. Ma verrà. Ma lei perché continua a tacere? Perché solo pensare che possono accorgersi. Soffro tanto. Annetta? Devo andare. Devo andare. Ecco il cappello e la mantiglia. Grazie. Grazie, Ninetta, grazie. A domani, eh? A domani, signora Letizia. L'aspetto, sì. Buonasera, professore. Buonasera. Vengo ad aprire. Io vado a letto, mamma. Dormi bene, Ninetta. Ciao, papà. Ciao. Giulio non è ancora tornato, naturalmente. No. Che tristezza. Perché tristezza? Il ragazzo che si perde, questa famiglia che si sfascia. Tu hai le tue soddisfazioni fuori. Fuori? Io sono un uomo tutto famiglia. No, non mi ero mai accorta. Ho sempre detto che tu non mi conosci. Tu non ti conosci. Fammi il ritratto, così mi vedrò. Che cosa sono? Fumo. E sotto questo fumo che fuoco c'è?
paglia. Hai una bella stima di tuo marito. No, non di te, delle tue ambizioni. Come ti sei staccata da me? Da tutti, da tutti. Grazie, queste sono le consolazioni che toccano un uomo come me che ha sempre coltivato la poesia della sua famiglia. E dove la troverò ora più, la mia pace, il mio ristoro? Nelle tue battaglie. Non me ne parlare, sono disgustato dal tanfo di immoralità che emana da tutte queste battaglie fraticide. Io che sono così delicato, devo rassegnarmi a certe cose. Insomma, vuoi che te la dica? Mi viene voglia di ritirarmi dalla lotta per disinfettare. Perché non ami più i tuoi elettori? Hm? Ho paura che siano loro a non amare più me. Ho capito. Senti la burrasca e cerchi di entrare in porto, ma il porto non c'è più. Ninette si sposa, Giulio si... E Letizia non ha più fede. Adesso mi rimproveri perché sono infelice. Eh sì, cara, infelice! Felice, sono 3 giorni che ti giro attorno con gli occhi ti domandano in terra come fammi parlare, non lasciarmi solo col mio tormento, con questo tormento di capire che tutta la mia vita è stata inutile. Tutto il ridicolo che gli avversari con arte sopraffina mi hanno caricato addosso, mi sembra che mi segua anche qui, in casa mia, visto che in casa mia non c'è più nessuno che abbia fiducia in me, che sia un poco orgoglioso di me, che mi aiuti a farmi sentire quello che sono, hai capito adesso? Sì, sì, ho capito. Ma chi ha detto che ho soltanto 2 figli? Ne ho 3. Sì, anche tu sei mio figlio, sì, sì. C'è mio figlio, un ragazzo con i capelli bianchi, che ha bisogno di Letizia, come sì, ha bisogno sì, di... Sì, sì, adesso? Adesso si va a letto. Andiamo. Andiamo a letto. Si va a letto, vero? Lo sai, se tu non avessi talento, non avresti tanti nemici come le hai. Questo te lo assicuro. Poi anche questo insuccesso, in fin dei conti, servirà a qualche cosa, perché quando quello che ha preso il tuo posto inciamperà, allora tutti grideranno, ah, se fosse Google qua! Eh sì, e questo è vero. Ecco. Moralmente, il deputato, resto sempre io. E la prossima volta sentirai che trionfo, vecchio mio. Questa è stata, insomma, una prova generale. E aspettando la recita, Letizia ti ridarà tutta la tua famiglia come la vuoi tu. E io domani ti comprerò un paio d'orecchie. Oh. Adesso si va a letto. Sì, andiamo a letto. Andiamo a letto. A letto, a letto. E io so... So quello che tu sognerai. Lo so anch'io. La medaglietta di deputato. Buonanotte, buonanotte, cara. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, vecchio. Buonanotte. Buonanotte.
Mamma. Ero sicura che questo sogno si sarebbe avverato. Eppure sono tanto commossa. Abbiamo fatto male a venire. Ma no, caro. Lascia fare a me. Fra donne ci si intende, vero, signora? Santo Dio, non essere così triste proprio in un momento come questo. Vede, io sono tanto felice perché se lei mi ha fatto venire qui vuol dire che si è convinta. Rassegnata. Mi rivolgo al suo cuore. Io al suo. Ma è tutto per lei, vedrà che andremo d'accordo. Noi due? Ancora in collera con me. E lo capisco. Prima di tutto non mi conosceva e poi le mamme vedono sempre come una disgrazia che i loro figli si sposino. Anche la mia, quando si è sposato mio fratello... Ti prego, lascia stare tuo fratello. Ma si fa così per dire, le mamme sono tutte uguali. Bisogna capirle. Ebbene, signora, si consoli, perché io a Giulio voglio tanto bene. Bisogna volerne di più. Di più. Mi dica, io sono pronta. Lo lasci. Ah, no. Ma come vuole che faccia? Come vuole che facciamo? Così come ho detto. È tutto il mio avvenire. Però lei crede che l'avvenire possa distruggere il passato. Proprio per questo voglio che mi sposi, per dimenticarlo il passato, per cominciare una nuova vita. Lei crede che si possa cominciare una vita quanto si vuole? Ah? Credo che Giulio, da quando mi conosce, non mi possa rimproverare niente. Ma sia buono. Ma allora perché mi ha fatto venire qua? Io pensavo, non lo so. Credevo che lei potesse capire i nostri dolori. No, signora, non lo trovo giusto, questo dolore. E tu, Giulio? Giulio, non parli. Dimmi la verità, Giulio. Vuoi che ti lasci? Vorrei vedere anche questo. Vede, signora. Ebbene sì. Sposatevi. Sì. Sposatevi. Ah, signora. No. Questo bacio mi deve dar mio figlio. Giulio, non senti? Tua madre ti chiama? No. Sente che io non lo chiamo. Dunque, così adesso pensiamo a questo matrimonio. Dovrò incontrarmi con i suoi genitori? No, mamma. Ma se venissero in casa? Ma se vengono saranno sempre i tuoi parenti. È così, Giulio. Quanto alla data del matrimonio, credo che sarà opportuno aspettare. Molto. Finché si sposa mia figlia, non per noi, per lei. Per lei, perché crede che non le faccia piacere assistere a delle nozze che si possono essere celebrate alla luce del sole. Quello che lei non potrà né avere né pretendere. Ha paura di avvicinarmi a sua figlia? Io no. Giulia, cosa credi? Forse è meglio aspettare, mamma. Ah. Quello che riguarda voi, dovete non dare nell'occhio
non suscitare commenti. Noi non baderemo. Noi siamo forti, vero Giulio? Mi metterò io davanti. Io sì. Uscirò con lei in carrozza. Io e lei. Noi due. Che dici, Giulio? Perché vuoi farmi soffrire, mamma? E se il mondo sarà cattivo, ci chiuderemo in questa casa dei miei nonni, dove mi sono sposata io, dove si sposerà Ninetta, e dove un giorno tuo papà e la tua mamma si addormenteranno per sempre e senza rimorsi. No, mamma, no, qui no. È stato per umiliarmi che mi ha fatto venire qui. Doveva continuare a combattermi come prima, ma ingannarmi, illudermi così. È stata una crudeltà, signore. Sì. Ha ragione lei. È stata una crudeltà. Una spaventosa crudeltà. Ah. Oh. Ma lei mi creda, io ero vinta e pronta a tutto. Poi è entrata lei e tutto dentro di me, intorno a me, persino i muri della casa mi hanno gridato non è possibile, non è possibile, non è possibile. Ma anche per me è impossibile lasciarlo. E non soltanto perché gli voglio bene, ma perché ho sperato. Quando si è vissuti nell'umiliazione e nell'avvilimento, e si intravede per un momento la tranquillità, la sicurezza. Non si può tornare indietro, signora. Mi scusi se le parlo così, ho un grande rispetto per lei, ma mi rivolto contro chi vuol togliermi tutto. Ma a lei? A lei che cosa ho fatto io? Giulio, accompagnami. Torna, Giulio. Torna, Giulio. Addio, mamma. No, no, addio, no. Perdonami, mamma. Addio, no. Perdonami, mamma. Tu hai ragione. Se la portassi qui farei la tua infelicità. E anche la sua. Sì, sì, è impossibile. Hai detto la parola giusta, è impossibile. Cosa vuoi che faccia? È sola, disgraziata. L'aiuterò a farsi dimenticare lontano da qui, lontano da tutti. Lontano? Anche da me lontano. Mamma, sono tanto infelice. Sì, figlio mio, sei tanto infelice, tanto e non sai. La tua mamma non ha che pochi giorni di vita, sì, un mese ancora, due, poi non ci sarò più. Ma che dici? Muoio, muoio. Per carità, mamma, che cosa stai dicendo? Muoio. Mamma. Mettila in carrozza e torna, sì. Torna su. Sì, mamma. Glielo dico. Gliel'ho detto!
L'hai detto per trattenermi, ma non è vero. Dimmi la verità. Non è vero. È così? È così? Giulio. Noah. Perché hai taciuto? Dio mio Dio, ma è terribile. È terribile, sì, figlio mio. E quante notte nel silenzio col mio dolore, solo io domandavo a Dio, perché questo? Perché? Dio, per... Era per salvarti. Con questo tuo santo dolore per la tua mamma ti ho salvato. È come se io pagasse con la mia vita. Quando sarò vicino ai miei vecchi, sotto a terra, voi vi vorrete più bene, da morte vi servirò di più, sarò più con voi. No. Non disperarti, sono ancora con voi, sarò ancora tanto con voi. Vicini, stretti, stretti, abbracciati così, perché possa portare con me tanto di voi, tanto, tanto. Mamma, che rimorso, ma come ti abbiamo lasciato soffrire così, da solo. Oh, mamma, sono felice. Sono tanto felice. Siamo assieme. Saremo... Mamma. 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 Papà. Papà. Che cosa c'è? Giulio. Sono felice. Tanto felice.